Föra i Bessi, il Monopoli mantovano, si è presentato ufficialmente a Bozzolo in una cornice d'eccezione, quella della Zanchi 1952, la storica azienda che produce accessori in corno. Zanchi è stato anche uno dei sostenitori del progetto di questo gioco in scatola prodotto da Demoela, offrendo sabato mattina pure la possibilità di una visita all'azienda. La Zanchi Giovanni SNC, nasce a Bozzolo nel 1952, quindi siamo felici di poter sostenere un progetto del nostro territorio, un territorio che è la nostra casa e la nostra storia. L'azienda nasce nel 1952 da Giovanni Zanchi e poi i tre figli titolari tutt'oggi, Maurizio, Cristina e Marco, portano avanti il suo progetto di realizzazione di accessori di abbigliamento, quindi per la moda, e di arredamento casa per il lusso in vero corno. Abbiamo deciso di aderire a questo progetto del gioco Fiori Bessi perché ci piaceva l'idea di sostenere un progetto giovane, divertente, che potesse nello stesso tempo far conoscere la nostra azienda, perché tutt'oggi molte persone non sanno della nostra azienda, della nostra esistenza, forse anche perché viviamo in un piccolo paese della provincia di Mantova. E quindi ci piaceva appunto l'idea di poter partecipare e rendere un omaggio a questo bellissimo progetto e anche portare omaggio a quello che mio nonno, nostro nonno, ha fatto in tutti questi anni. Ideatrice del gioco, una bozzolese, Laura Nardi, che è a capo, come noto, dello staff di Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce. In particolare utilizza espedienti anche divertenti come il dialetto, le banconote reinterpretate, i Bessi appunto, per raccontare il mantovano e i mantovani, i loro modi di dire e i loro modi di fare. Partner del progetto sono quattro aziende mantovane storiche, Zanchi, dove ci troviamo oggi a Bozzolo, Panguaneta di Sabbioneta, fondata nel 1960, Tea, la multiservizi storica del Mantovano, e Giovanzana, concessionaria che quest'anno compie 60 anni di Porto Mantovano.